Sims. Yeah! Per la contentezza di Giulia, anche la mia, anche a me piace The Sims. E adesso c'è un nuovo aggiornamento. Babysitter alla riscossa. Se ne avremo un bambino, avremo la babysitter, così glielo sbologniamo subito. Yeah. Quindi cosa faremo in questa puntata? Cercheremo un fidanzato per mia sorella. Cerchiamo un fidanzato per me? Sì. Ma i bambini possono avere un fidanzato? No. Facciamo amicizia con la signora. Signora! Signora! Questo ragazzo appetibile per me. Allora, cosa gli diciamo a Don Lotario? Chiedi della carriera subito, facciamo domande. È ricco, non è ricco? Guarda come siamo, come siamo venali, vero? Sì, però vedere? Cavolo, dovresti pulirti. Ah, puzzo? Sì, è molto. Che schifo! No, il mio primo, la mia prima conoscenza è andata così. Guarda, com'è uguale proprio alla vita vera. Uguale! Sono un genio! Subito a giocare col tablet. Te lo rompo questo tablet. Già il mio l'hai rotto. Già che è una partita. Leggi un ebook, almeno una cosa educativa. Almeno leggi. Così. Questa? Ma dai, ci portano anche dei dolci. Gentile. Giulia, accoglila tu lei. Presentazione divertente. Sciupasa! 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 Entriamo, non ho niente da offrirvi, niente, una casa di poveri. Guarda che bella treccia che ha questa ragazza. Infatti, chiedi di andare via, potete vedere. Saluta la nuova vicina. Dai, fai un attimo la gentile col quartiere. Ma non devo trovarmi un fidanzato io. Questo si guarda la TV Pinguino da solo. No, in realtà si sta giocando a Snapchat. Cioè, ci sono tre ragazze fuori, tutte belle. E lui che se ne va a giocare a Snapchat. Guarda, cerca i Pokémon, sicuro. È vero. Parla dei sogni, no? Parliamo sempre dei sogni, manco lo conosciamo. Stanotte ho sognato. Giusto, ho dei sogni nel senso, i sogni di aspirazioni. Sogno è andare con un razzo. Fare un viaggio spaziale con d'amore. Sogni realizzabili, comunque. Flirtate. Aspetta, che lo si chiama? Flirtante. C'è sta a provare. No, no, il notario è lui. Ah, è lui. Siamo andati a cambiare. Si è fatto tutto, si è ripulito, non ha più gli occhiali, la canotta, è lui. Sì, vabbè, quella là era tipo... Cioè, ma questi qua che se ne stanno in casa nostra. Romantico? No. Così proprio, no, tiriamocela un po'. Aggiungi gruppo, forma un gruppo. Formiamo un gruppo? Ma un gruppo di cosa? Di amici. Ok. Facciamo Liberie, Joyous Spring, cosa facciamo? Vabbè, tutti nel gruppo li mettiamo. Anche me, grazie. Anche tu sei nel nostro gruppo. Non li conosciamo neanche, ma abbiamo fatto un gruppo di amici. Allora, balla insieme. Ah, vedi, col gruppo puoi fare balla insieme. Sì, che fico. Forse l'aggiornamento dava questo. No, dava... E tu non fai parte del nostro gruppo, caro biondino. Rimani seduto là a giocare con i Pokémon. Guardalo. Non viene. Dai, no, invitalo, poverino. No, noi ci stiamo divertendo un mondo e tu stai lì. E tu che cosa stai facendo? Sembra... Io sto ballando. Là, cioè, magari... cioè, ma... cioè, guarda, poverino, Travis. Guarda che faccia. Scottex. Travis. Gioca a Pokémon. Ma sta piangendo, Travis. Sembra ubriaco. Povero Travis. Adesso vedi. Adesso vado là e lo insulto anche. Sei troppo cattivo. Sto scaricando le mie frustrazioni in The Sims. Poverino, però. Povero Travis. Travis. Dai, invitiamolo a ballare. Non ce la faccio a essere cattiva. Infatti. Stupido. Poor Travis. Oh. Io dove sono? Sta per terminare il tempo. Ma io volevo ballare con Don Lotario. Proponi un piano folle. Vai. Vediamo se è all'altezza di essere il mio fidanzato. Lo vuoi? Come fidanzato lui? Ma non lo so, è il primo che mi è capitato, proprio il primo che passava, proprio letteralmente. E quando dici esco vado col primo che capita. Don Lotario passava. Quello era. E vabbè. Oh mio Dio. Bello! Blocchiamo la porta per tutti tranne Adriana. Tu sei già fuori? Chiudiamoli dentro. Ora li voglio chiudere dentro. Si sta facendo la pipì. Guardi che qui sono! Ecco. Vai in bagno prima di fare questa figura.
figuraccia davanti a tutti. E no, lì vai, una volta il mio personaggio si è fatto addosso. E poi tipo è morto dalla vergogna, ti ricordi? Mi ricordo che una volta uno si è fatto la pipì addosso davanti a tutti e poi è morto per la vergogna. Nel The Sims 3 forse. Noi mangiamo e voi state là dentro chiusi, ancora non sapete il nostro piano diabolico. Vero? Però non fai la mia uscire. Eh? Ora devo proprio andare, grazie mille. No, non potrai uscire. Vediamo se può uscire. Vediamo. Vabbè, tutti quanti devono uscire. Vediamo. C'è lui che deve mangiare. Vediamo se riescono a uscire dalla porta. Ho un'idea, noi intanto viaggiamo. Lasciamoli là dentro, andiamo al parco. Yeah! No, aspetta, ma c'è il laghetto. E cosa facciamo con il laghetto? Cerca rane. Voglio cercare le rane. Cerchiamo rane. Sì. Con questo bel vestito per cercare le rane. Guarda! Eccola! È una foglia, dici se tu la... E la possiamo mettere anche in casa? Certamente. Che bello. Dai, torniamo a casa che devi anche fare i compiti. Allora, io vado a dormire. I compiti. Io vado a dormire e tu fai i compiti. Ah, ma se ne sono andati. Ma allora non vale, l'avevo chiusi dentro. Ma la rana nell'acquario io non l'ho mai vista però. Poverina. Mettiamola lì, così fai i compiti con la rana. Che bello. Forza, fai i compiti. Fai i compiti! Metti ancora più. Dai, è luna di notte, ancora i compiti. Ma Dolotario non sappiamo se è fidanzato, se è sposato. Dobbiamo dirglielo però, sei single. Ah, dobbiamo fargli la domanda. Ora glielo chiediamo. Oh, tesoro! Guarda, già i cuori! No, dai, no, devi dirti, senti mamma! Ah, sono in pigiama! Oddio, oddio, non sono presentabile! No, Cambia abito, cambia abito, no, subito. Sto entrando, questo, ora mi presento con questo, no vabbè dai, questo, ancora quella c'è, poverina ma guarda che triste, perché è triste, ma perché ho questa faccia già verde io? Perché? Cioè guarda Summer Holiday che bella cera, io sono tipo verdognola. Perché se ne stanno andando? Ogni volta vanno a flirtare per i fatti loro questi in giardino. Io sono da strega come un'idiota. Dove sono andati? Si sono imboscati nel giardino. Eccoli, guardali lì dove si sono messi. Ora vado lì, basta. Summer Holiday mi ha proprio stufato. Ora la manda via. Cioè, un momento prima stanno ridendo, adesso ciao, ti mando via. Eccola. Te ne puoi andare. Allora, Don Lotario, cosa sta facendo col mio computer? Non è che è uno stalker questo, è andato a spiare le mie cose? Vai abbraccio. Così, senza motivo? Sì. Abbracciamolo. Guarda, tesoro, l'ho fatta per te. Guarda che belle età, che belle scarpe appunto. Cosa sta facendo col mio computer questo? Sta flirtando con altre ragazze pure col mio computer. Canu, di nuovo? La testa là ce l'ha! A flirtare con Summer anche via computer. Altre. Allora, adesso faremo. Romantico. Romantico? Ma gli chiedi soltanto se è single. Chiedi se è single. Vediamo. Minimo non è neanche single, guarda. Sei una WhatsApp? Non neanche si alza. Viene espresso che è single! È single, è nostro, cioè, è nostro, ma non ci calcola. Complimento sincero, dai, continua a fare le cose tra complimenti. Devi arrivare al massimo della fede, dell'amicizia. Massimo amicizia. No, adesso finisce. Amichevole. Chiedi di convivere subito. Ma perché dovrebbe venire a vivere con noi? È bellissimo. Ma non siamo neanche fidanzati. Ma siamo amici. Ah, un coinquilino. Ma lui abita con. Con chi abita Don Lotario? Ma con le sarà, siccome sarà. Ma Katrina Caliente, Dina Caliente, Nina Caliente. Don Lotario soltanto. Ma chi sono queste? Basta. Vabbè, ciao. Ciao, ciao. Saluta le tue amiche calienti. A parte non voglio che Don Lotario dorma con noi, non è il mio fidanzato. In giardino! Mettiamogli qua la brandina in giardino. Qua, guarda, gli facciamo una cameretta qua. All'aperto, sotto l'albero.
Bacialo. Come bacialo? Bacialo. Siamo proprio, cioè, femminismo proprio zero, eh. Cambia abito. Cosa fa? Gioba, gioba, gioba. Ha fatto così, gioba, gioba, gioba. Offri una rosa. Ma ancora con quel computer! Là la testa proprio. Te lo rompo quel computer. Tu sei andata a dormire là? Guarda. Oh mio Dio. Ancora con quel computer. E questa è l'unità di videogioco per lui, eh. Cioè, adesso quindi dovremmo... Ma cosa stai facendo? Ah, sta video... Capirai uno che gioca non videogiochi. Non ci credo, non ci credo, non ci... No, però è il gioco... È quel gioco là che devi impilare i quadratini, eh. Un genio ci siamo prese, guarda. Tra tanti che c'erano. Ah, ma no, perché adesso non smettila di giocare a quel gioco. Non possiamo fare perché ne... Basta, adesso mi ha stufato. Adesso io gli ora mi arrabbio. No! Ora mi arrabbio. No! Mi insulta. No! Mi arrabbio, sì, perché la deve finire di usarmi il mio computer. Lo uso per lavorare. Chi mi tocca il computer è morto. No. Vedete, amici. Perché? Vedete, scusati. Ma come scusati? Ha fatto lui tutto. Io non ho fatto niente, già mi devo scusare. Scusa. Mamma, che brutta donna che sono in questo gioco. Oh, siete tornati. Uno zerbino proprio. Guarda, veramente l'esemplare peggiore di uomo l'abbiamo preso noi. Ma perché? Non lo volevi? No, perché si è rivelato non essere il mio tipo. Fai posa sexy. Chi? Lui o io? Lui fa la posa io? Sexy. Io? Pure! Basta! Ci ha mandato un bacio. Questo basta. È vero amore. Chiedi della vita sentimentale, sentiamo. Troppo. Ma io fai il baciamano. Io non gli faccio il baciamano. È lui che te lo sto facendo. Ah, ok. Bravo, bello proprio questo baciamano. Dobbiamo ancora fare una cosa, è l'ultima cosa. Dobbiamo fare l'ultima cosa romantica e basta. Cos'è? Lui adesso ti flirta. Ti flirta? Ti flirta. Cosa vuol dire? Non lo so. Carzini Pomeroy. E lui sta Mi sta dicendo, ti ho regalato una rosa prima, se te lo ricordi. Ecco. Ho pagato 25 euro pure. Ma vicina, ti dà... Sì. Basta. Tieni la mano cosa? Tieni la mano e dopo gli primo bacio, bellissimo. Dai, così voglio fare. Primo bacio? Aiuto! Dove mi sono cacciata? 3, 2, 1. Scambio amoroso. Adesso te ne vai già grande, sì. Ecco, primo bacio e poi ciao, me ne vado al computer. Tu dove sei? Guarda che bacio appassionato! Vuoi diventare fidanzato? Mio amore, mi state baciando, non è neanche che fidanzato. Già viviamo insieme, siamo andati prima a vivere insieme e poi ci siamo fidanzati. Proprio tutte le tappe giuste abbiamo fatto. Giusto? Nello stesso giorno. Chiedi di essere fidanzata! Ma perché ha fatto così? Perché gli ha chiesto di essere fidanzata. Cioè lei ha chiesto a lui di essere fidanzata. No, lui l'ha chiesto. Brava Adriana, vedi che ha ragione. Scappa! Scappa! Non sarò mai la tua fidanzata, sappilo, mai! Ma vi siete già dati un bacio? Vabbè, fa niente. Nella prossima puntata vedrò di rompere questo fidanzamento. E di andartene con uno più sfirco. Un po' più gentile. Ce lo creeremo, anzi. Ecco, creeremo un fidanzato su misura, che è quello che vorrebbero fare tutte le donne. È un mio amico. Ok. Se questa è la serie di The Sims vi piace, mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un... Mi piace! E nulla, ci vediamo prestissimo con un nuovo video e vi mando un bacione. Ciao! Ciao!